Dopo la scia di polemiche sono stati accontentati i commercianti che erano favorevoli alla permanenza delle giostre in piazza Giotto. Per il Mini Luna Park c'è adesso una proroga fino al 9 di marzo. C'erano state delle precise sollecitazioni da parte degli operatori della zona per prorogare la permanenza del brucomela e delle giostrine. E così, considerato il successo ottenuto, Confesercenti ha prontamente accolto le richieste. Il carosello di giostre per bambini ha infatti in poco tempo conquistato le famiglie. In tanti hanno preso da salto alle attrazioni finendo per trasformare Piazza Giotto in una felice oasi, restituendo tranquillità all'intera zona. Un vero piacere dichiara Mario Landini, presidente della zona Retina di Confesercenti, riscontrare tanto entusiasmo da parte degli operatori della zona Giotto. L'evento inizialmente accolto con diffidenza ha finito per mettere tutti d'accordo. Considerata l'imminente scadenza del 2 di marzo, data in cui sarebbe terminata la concessione da parte dell'amministrazione comunale, afferma invece il vice direttore Stefano Micheli: "Abbiamo pensato di chiedere e ottenere una proroga di almeno una settimana, in modo che il Bruco e le giostrine continuassero a ravvivare la piazza e l'intera zona fino al 9 di marzo. La polemica con la quale erano state accolte le giostre, puntualizza Micheli, si è dimostrata del tutto strumentale, lasciando presto spazio alla festa e al divertimento.